Salve amici e amiche, bentornate nel mio canale Nuvoli di Lana. Oggi vorrei proporvi questo modello, è un campione logicamente di scialle a V o a triangolo, come voi lo volete definire, è composto da tanti ventaglietti. È un lavoro che magari nei tutorial abbiamo già visto, notato, però come dico sempre è il punto che fa la differenza. E sono molto graziosi, sono molto bellini, intercalati l'uno fra l'altro, lavorati a punto alto. Quindi io vorrei proporvelo perché a me è piaciuto nella sua semplicità e condividere con voi anche questo nuovo modello di progetto lavorativo. Inoltre, io di mia fantasia ho aggiunto lateralmente, come potete notare, questa rifinitura appunto Salomon dove riporta ogni fine punto il ventaglietto, come potete notare, che viene lavorato all'interno dello scialle. Quindi per arricchirlo, per renderlo originale, ogni punto finisce, anziché fare un pippiolino, anziché fare un punto puff, ho fatto dei ventaglietti, proprio come vengono riportati nel lavoro che svolgeremo. È un ventaglietto fatto da punti alti con degli archetti intercalati fra di loro. Molto semplice, non c'è difficoltà a lavorarlo anche per i principianti. Questo è il retro che è quasi reversibile come punto e ve lo faccio vedere anche di lato. Guardate come viene, molto particolare e bellino allo stesso tempo. Io mi sono prodigata di fare solo questa parte con la mia rifinitura fantasiosa per lasciare semplice l'altra e darvi la possibilità a voi stessi, a vostro gusto e piacere, di aggiungere più o meno la rifinitura o di lasciarlo semplice così com'è. Quindi se vi piace il lavoro e volete sapere come poterlo eseguire, io ve lo posso mostrare. È molto semplice, una volta che si incomincia a fare gli aumenti potreste andare da sé, da voi, fino all'altezza raggiunta desiderata. Io ho usato un filato di lana, di pura lana in questo caso, nel campione è misto lana, quello che proverò a mostrarvi. Ma voi potreste usare tutti i filati che desiderate e i colori che vi piacciono di più. Grazie quindi per l'attenzione che mi rivolgerete. Allora, io di mio, per incominciare il tutorial, ho preparato già un piccolo cerchietto di 5 catenelle dentro le quali ho lavorato 6 punti alti. Quindi entro dentro il capietto rigirando il lavoro. E faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti alti e vado a chiudere con un punto basso a metà ventaglietto. Poi ripeto 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado a cercare l'ultima catenella di base, 1, 2, 3, e sulla terza farò un punto alto. Rigiro il mio lavoro e sulla base di questo punto dove io mi sono soffermata, faccio nuovamente una, due, tre catenelle che rappresentano un punto alto. Nella stessa base di questo punto alto lavoro 5 punti alti, incluse le 3 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi nell'immediato faccio un punto basso nell'archetto sottostante e una, due, tre catenelle e vado nell'altro archetto, formando un archetto ancora a fare un punto basso. Ancora nell'immediato vado a fare, contando le catenelle sottostanti del giro precedente, una, due, tre, nella terza catenella del giro che rimane sottostante altri 5 punti alti con la stessa base 1 2 3 4 e 5
Sempre nella stessa base, 5 punti alti nella stessa catenella praticamente. Questo è il risultato che otteniamo dal nostro primo e secondo giro. Guardate, è facilissimo l'aumento. L'aumento viene fatto attraverso questi archetti intercalati tra i ventaglietti e i ventaglietti stessi. Molto molto semplice. Ora io rigiro il mio lavoro, entro dentro il mio cappietto e farò di nuovo una sorta di catenelle che faranno forma di archetti. Una, due, tre, quattro, cinque, sei catenelle, perché le prime tre rappresentano il punto alto, le altre tre la separazione, e vado a fare un punto basso nel ventaglietto al centro. Una, due, tre, quattro, cinque catenelle e un punto basso nell'archetto centrale, qui. Una, due, tre, quattro, cinque catenelle e un punto basso nel centro del ventaglietto, qui. Al centro proprio del nostro ventaglietto. Una, due, tre, quattro, cinque catenelle e un altro punto basso nell'ultima catenella sottostante. Questa è la base del nostro prossimo giro che ci porterà a fare altri aumenti. Se abbiamo iniziato con un ventaglietto e ne abbiamo lavorato due, ora ne lavoreremo tre. Rigiro il mio lavoro, rientro dentro il cappietto e da questa stessa base lavoro una, due, tre catenelle e poi ancora uno, due, tre, quattro. 5 punti alti nella stessa base dove ho iniziato il primo. Un punto basso immediato nell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e salto questo punto basso e vado nell'altro archetto, filo sull'uncinetto e sul punto basso invece mi faccio di nuovo un ventaglietto di 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Un punto basso nell'immediato nell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e salto il punto basso in mezzo qui. Vado nell'altro archetto, faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto, conto le catenelle, 1, 2, 3, alla terza catenella di base lavoro di nuovo, come ho fatto all'inizio, altri 5 punti alti nella stessa base. 1, 2, 3, 4, sempre nella stessa base e 5. 5 ventaglietti è il numero costante del nostro lavoro. 5 punti alti, scusatemi. Quindi guardate bene, abbiamo fatto di nuovo gli aumenti. Da un ventaglietto siamo passati a 2, da 2 siamo passati a 3. Ora dobbiamo ripetere la parte degli archetti di base che ci serviranno per fare l'altro aumento. Quindi rigiro il mio lavoro. Non voglio essere né noiosa né ripetitiva, ma essere semplice nella spiegazione per poterlo farla apprendere nella maniera più semplice possibile. 6 catenelle che rappresentano il punto alto e le catenelle di separazione, un punto basso al centro del ventaglietto. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e faccio un altro punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, un punto basso nel ventaglietto al centro. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, un punto basso nell'archetto centrale qui. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, un punto basso nel ventaglietto al centro. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, un punto basso nell'ultima catenella di base sottostante. Questa è la base che ci darà poi la possibilità di ampliare, di andare avanti nel nostro lavoro facendo sempre di più gli aumenti.
Quindi adesso io rigiro il mio lavoro e poi vi lascio a voi la possibilità, la voglia di poter eseguire il lavoro fino all'altezza che desiderate raggiungere. Quindi ricomincio da capo qua, come ho fatto all'inizio, e rielaboro qua 5 punti alti nella stessa base. Un punto basso nell'immediato nell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e un punto basso nella catenella nell'archetto a fianco. Filo sull'uncinetto, sul punto basso vicino, altri 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi io dico subito nell'immediato per non dimenticare un punto basso nell'archetto, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto questo punto e vado a fare un altro punto basso con un archetto. Nell'immediato filo sull'uncinetto, nel punto basso sottostante ripeto un altro ventaglietto di 5 punti alti, 1, 2, 3. 4 e 5. Molto semplice, facilissimo. Un punto basso nell'archetto sottostante e poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Salto a questo punto e faccio un punto basso nell'archetto a fianco. Poi nuovamente conto le catenelle del giro precedente, 1, 2, 3, sulla terza catenella di base lavoro come ho fatto all'inizio altri 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre nella stessa base dove ho fatto il giro precedente dell'ultima catenella. Ecco il lavoro. Allora siamo passate da un ventaglietto a due ventaglietti, a tre ventaglietti, a 4, 1, 2, 3 e 4. Il lavoro è molto semplice da eseguire. Seguite i miei movimenti e andate avanti fino all'altezza che desiderate raggiungere. Ora, come abbiamo fatto nel giro precedente ancora, si devono fare di nuovo gli archetti, come vi ho mostrato, che sono la base dei nostri aumenti. E tra un ventaglietto e l'altro ricordatevi di fare l'archetto, come ho fatto qui. Un ventaglietto e un archetto, un ventaglietto e un archetto, un ventaglietto e un archetto e un ventaglietto. Ora fate solo archetti per ciascun punto. Qua ad esempio al centro del ventaglietto, al centro dell'archetto, al centro del ventaglietto, al centro dell'archetto e via discorrendo, solo archetti. Su quegli archetti poi lavorerete come vi ho dimostrato. Un ventaglietto e un archetto, un ventaglietto e un archetto. Si va avanti così. Per ottenere questo risultato, guardate che grazioso, che bellino, che delicato, che traforato. Ne abbiamo visto altri lavori del genere molto particolari e semplici allo stesso tempo, ma come dico sempre, è il punto che fa la differenza, è il lavoro in sé poi che diventa bello, semplice e anche dolce e facile da lavorare. A me dà proprio l'impressione di una delicatezza e di una dolcezza unica questo tipo di punto, lavorato così come vi ho dimostrato. Quindi spero che vi sia piaciuto il lavoro che vi ho proposto anche oggi, che sia una cosa di vostro gradimento. È anche facile, ripeto, per chi volesse imparare, per chi si avvicina al lavoro dell'uncinetto adesso. Io lo consiglierei come lavoro per principianti. Non è molto difficile e si ottiene un bel capolavoro alla fine. Se volete aggiungere questa rifinitura lo potete fare così come vi ho consigliato o altrimenti lo lasciate semplice così come si trova. A vostro gusto e piacere.
Quindi a questo punto non mi rimane altro che ringraziarvi per la vostra compagnia, soprattutto per l'attenzione che mi rivolgete, che è molto importante per me. Ringrazio e saluto tutti i miei iscritti al mio canale. Grazie, grazie, grazie di cuore, mi fate cosa gradita, veramente. Vi aspetto virtualmente al prossimo tutorial, sperando di proporvi sempre delle cose originali e belle allo stesso tempo, semplici soprattutto da lavorare, come piacciono a me. E siccome abbiamo lavorato questa volta anche all'uncinetto, il mio saluto di sempre è en crochet. Però permettetemi di darvi una nota colorata. In un altro tutorial vi ho fatto notare i numeri in lingua straniera, quelli che più o meno conosciamo un po' tutti. Oggi vorrei proporvi di salutarvi in lingua straniera, ringraziandovi. Allora, in spagnolo, muchas gracias. In francese, merci beaucoup. E in inglese, thank you very much. Quindi in italiano, grazie di cuore e en crochet. Grazie. Salve, ciao.